C'era un avversario che ha fatto la sua onesta partita e niente, poi il calcio insomma lo conosciamo, non sempre va come vorremmo, però chiaramente non posso dire niente ai miei ragazzi, hanno messa tutta, il caldo, tutto quello che si può dire di queste situazioni, è comunque il calcio d'agosto, quindi si prendono alcune cose buone, altre meno buone, e per fortuna abbiamo portato a casa la vittoria che ci consente poi di andare a fare un'altra partita prima dell'inizio del campionato. Beh, conoscevamo l'atteggiamento del Mantova e ci siamo fatti sorprendere appunto con questa ripartenza su una situazione che appunto conoscevamo, però è chiaro che un conto è dirlo, poi in campo comunque sia l'avversario ti mette in difficoltà. E, beh, di buono c'è che si prova a giocare, si provano alcune situazioni che i ragazzi sanno fare perché hanno qualità. È chiaro che le gambe, la testa e un po' tutte le cose non sempre ti fanno fare la scelta giusta, quindi veramente alcune scelte oggi le abbiamo sbagliate, ma sono modestamente abbastanza tranquillo, insomma, delle buone cose le ho viste. Andrea è un esterno puro, l'ho fatto vedere, è chiaro che con queste caratteristiche magari un brevilinio in questo momento anche della stagione è più facile che incida sulla partita, però insomma le sue caratteristiche sono quelle che avete visto, per cui è entrato bene ed è quello che voglio dalle persone che entrano a partita in corsa. Sì, ma è il primo che ho preso un gol su una ripartenza, su una palla buttata lunga, e è chiaro, il secondo gol mi è piaciuto meno, con 2-3 rimpalli, due gol chiaramente evitabili, sia il primo che il secondo, perché il secondo al di là della stanchezza eccetera, ma una squadra come noi non può prendere un gol a 2 minuti alla fine, 3 minuti alla fine, con la leggerezza. È chiaro che, come dicevo prima, è tutto migliorabile, difesa compresa. Ma sì, insomma, se vuoi giocare devi partire da dietro, insomma Bettella è un giocatore che ha grandi qualità tecniche, devi migliorare chiaramente la fase di non possesso, perché comunque il difensore non è un attaccante. Però è chiaro, quando entra palla al piede, ha calcio, ha imbucata, quindi è un giocatore assolutamente valido. Insomma, migliorerà col tempo, ma ha già una buona base. Ma in questo momento fa parte del pacchetto dei attaccanti centrali, maggior ragione con Brunori messo da una parte, per cui è esattamente come gli altri, oggi anche lui è la prima alternativa all'attaccante centrale, per cui gode della massima considerazione. Beh sì, affronteremo una squadra che ci metterà più sotto pressione dal punto di vista difensivo, magari ci costringerà anche a difendere magari bassi, e quindi sarà un ottimo test dove faremo magari altri errori, speriamo di non commettere gli errori che abbiamo commesso oggi. Insomma, le vittorie danno sempre un po' di morale, quindi sicuramente siamo contenti. Non sono un pessimista di natura, quindi assolutamente, però è chiaro che sono delle cose da migliorare e non sono poche assolutamente.